Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, visto che me lo avete chiesto in tanti, in questo video voglio parlarvi del dispositivo che mi sta riprendendo in questo momento, ovvero la mia fotocamera. La mia fotocamera è una di casa Nikon, modello QPIX B500, una fotocamera che fa parte della categoria delle compatte, che a me, per quanto riguarda il canale soprattutto, è riuscita a soddisfare i miei requisiti. Ma detto questo, io in questo video vi parlerò sia un po' di lei e sia della mia esperienza d'uso. Iniziandovi subito a parlare di questa Nikon QPIX B500, inizio dal design. È un design molto bello, elegante, affascinante, e soprattutto questa colorazione rosso bordeaux di cui mi sono totalmente innamorato. Porta con sé dei materiali in plastica, ma di plastica di quella resistente, e nella parte superiore troviamo un primo switch che consente lo zoom in e zoom out, il pulsante a doppia pressione di cui la prima pressione segue la messa a fuoco del soggetto e la seconda pressione esegue lo scatto fotografico, il pulsante accensione e spegnimento, il selettore che consente di selezionare tra le varie modalità disponibili prima di scattare una foto o prima di catturare un video, il microfono di sistema e il pulsantino che consente di sollevare il flash. Nella parte sinistra troviamo tutte le varie connessioni come Bluetooth, Wi-Fi ed NFC, il secondo switch che consente di effettuare lo zoom in e zoom out e un pulsantino che riporta lo zoom ad uno stato precedente. Mentre invece sulla parte destra troviamo uno sportellino in gomma dove al suo interno vado a ospitare i vari connettori come il connettore di ricarica, il connettore micro HDMI e il connettore USB che consente di collegare la nostra fotocamera a computer e di scaricare i file. Ma rimanendo sempre sulla parte destra troviamo una rifinitura totalmente in gomma che consente un ottimo grip e una buona presa. Nella parte inferiore troviamo un altro sportellino che va ad ospitare la micro SD card e le quattro batterie in formato stilo. Nella parte posteriore invece vado ad ospitare il display da 3,5 pollici orientabile, purtroppo non in modalità selfie, e viene accompagnato da tutti quei vari pulsanti che consentono di navigare nel menu cancellazione diretta dei file, esegue la videoripresa, un LED di stato che ci indica non appena il flash è carico per eseguire un nuovo scatto e l'altoparlante di sistema. Ma quello che interessa a noi è la parte frontale di questa fotocamera. La parte frontale va ad ospitare un obiettivo da 16 megapixel grandangolare con risoluzione Full HD con una apertura focale da 6,5 e zoom massimo fino a 40x. Per quanto riguarda la qualità delle immagini e dei video, se in buone condizioni di luce e che scarsa luminosità riescono a mantenere un buon livello dei dettagli. La stessa cosa accade sempre per quanto riguarda le immagini, sempre per quanto riguarda i video in modalità zoom a 40x, vale a dire quello massimo, in buone condizioni di luce riescono a mantenere un buon livello dei dettagli, mentre invece la qualità va un po' a calare con zoom massimo se ci troviamo in condizioni di scarsa luminosità. Per questo io vi ho preparato alcuni scatti e alcune clip che ho catturato in questi giorni. We'll be right back.
la fotocamera non è tutto qui. La fotocamera porta con sé anche un menu abbastanza esteso che consente di settare tutti quei vari parametri che fanno parte sia della fotografia sia dei video e sia per quanto riguarda il sistema stesso. Ma arriviamo a quelle che sono, diciamo, i così difetti della fotocamera, e ne sono ben quattro. Sono ben quattro pecche che a mio avviso per un videomaker sono molto molto importanti. Una delle prime è la mancata presenza del connettore da 3,5 mm per connettere un microfono esterno. La seconda pecca è la mancata presenza di una slitta, magari anche sulla parte laterale, dove noi possiamo collegare un qualsiasi microfono direzionale oppure un faretto per illuminare le nostre scene. La terza pecca è la mancata presenza di una batteria proprietaria che avrebbe fatto molto molto comodo. Ma per questo, come vi ho detto durante il video, utilizzo due set batteria in formato stilo che hanno anche una buona durata. La durata della batteria, io sono riuscito ad utilizzare la Nikon Coolpix B500 anche per una settimana intera senza ricaricare le batterie. E la quarta pecca di questa fotocamera purtroppo è che il display non ruota in modalità selfie e quindi è una pecca e ci dobbiamo regolare noi con la posizione davanti all'obiettivo. Beh, che dirvi di questa fotocamera? Questa fotocamera, beh, oltre che ad accompagnarmi per quanto riguarda il mio canale YouTube, è anche un'ottima compagna di viaggio per catturare tutti quei momenti belli e indimenticabili. Se volete qualche altra piccola informazione su questa fotocamera e in tal caso acquistarla, qui nella descrizione vi lascio il link dove potete leggere tutte le sue informazioni e magari acquistarla, e la trovate sia nei negozi fisici e negli store online come Amazon a meno di 350 euro. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa fotocamera, cosa ne pensate di questo video, e condividete questo video. Voglio ricordarvi che potete seguirmi anche sui vari social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo. I link per aggiungere Mitico Snake sui vari social li trovate sempre qua in descrizione, e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con un prossimo video. Ciao!